La povertà della filosofia sta in una sola idea, la propria. Questa è l'immagine, sempre di Fulgor Silvi. La propria idea dunque è povera per la filosofia. Con propria idea cosa si deve intendere? Spesso si usa dire la filosofia del determinato allenatore calcistico, oppure quale filosofia bisogna adottare per superare un determinato problema. Presuppone che la filosofia sia una sorta di idea personale, molto soggettiva, che possa essere impiegata per appunto migliorare certe situazioni o risolvere certi problemi. Sicuramente è anche questo, ma di che idea si tratta quando si parla di filosofia? Non è un'idea qualsiasi, non è un'idea così qualunque. Certo, serve anche dell'originalità. Serve che il soggetto ci metta del suo. Ma l'idea della filosofia è un'idea più densa. E con densa intendo qualche cosa che non sia solo personale. L'idea della filosofia è densa perché condensa più saperi, più riflessioni, più modi di vedere. Come dire, l'idea della filosofia è diversità dall'idea personale, o della filosofia personale, per quella che si può intendere così una visione soggettiva dei problemi. È un'idea che porta con sé l'umanità tutta intera, porta con sé un passato, porta con sé una storia. Con ciò non vuol dire che l'idea della filosofia sia densa perché sia un portare con sé solo una tradizione. L'idea della filosofia non è importante perché sa citare il passato, ma perché questo passato ce l'ha in sé e lo riformula nell'originalità del singolo. Allora in questo senso la filosofia si realizza in idee dense e non solo in idee originali.